Benvenuti all'episodio numero 3. Innanzitutto grazie a tutti quelli che hanno visto e condiviso i video precedenti. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e seguitemi su Instagram, importantissimo. Nella puntata di oggi non solo... Perfetto, ok? E per altri 7 anni, gioie, niente. Già così non era abbastanza. Dicevo, questa puntata continueremo ad endurizzare la mia moto, ma andremo anche un po' a dare attenzione all'estetica, quindi andremo a fare un piccolo restyling. E durante i lavori arriveranno anche dei pacchi, quindi buona visione! Qui sotto, come vedete, manca ancora una parte piuttosto importante. L'espansione. È un'espansione originale, quindi avrei dovuto tenerla montata. Semplicemente avrei voluto metterci un'altra protezione fondamentale. Un bel paramarmita della Charlo, solo che non è ancora arrivato, quindi... Vabbè, monteremo così. Perché su... Perché espansione originale? Perché questa, secondo me, è il giusto compromesso. Tiene un'erogazione piuttosto lineare, più delle aftermarket. Sono riuscito a dirla giusta. Comunque, tenete a mente questo attrezzo, il tiramolle, che è la fine del mondo. È stupendo, passerei la giornata a togliere le molle. Visto che parlavamo di carbonio per il paramarmitta, vi voglio parlare della mia passione per il carbonio e cose simili. Quindi arriviamo a un pezzo fortissimo della mia moto, un pezzo che non serve a niente fondamentalmente, ma è un pezzo più unico che raro. Sto parlando del serbatoio, questo è meglio che non mi arrivi dall'alto. Eccolo qua il bambinone. Serbatoio in carbon kevlar artigianale, creato da Gagliardoni Moto in pochissimi esemplari. È maggiorato perché tiene circa un litro e mezzo in più. Nuovo, questo gioiellino che a me piace un sacco, ha un costo esagerato di ben 600 euro. È stata una follia questa, lo ammetto, però mi piaceva troppo. E volevo che la mia moto fosse unica, quindi direi che questo è il pezzo giusto per renderla unica. Andiamo a mettere questo mezzo stipendio sulla moto. Può piacere o non piacere, ma a me personalmente fa impazzire. Bene ragazzi, a questo punto mancano solo le plastiche e la sella, voi penserete basta, ormai è finita. E invece no, vi sbagliate, perché anche su cose semplici come plastiche e sella sono andato ad effettuare delle modifiche. Sempre per la categoria amo il carbonio, eccolo qua! Rinforzo per il parafango e portatarga in carbonio. Questo è un pezzo unico, è un pezzo speciale, artigianale, fatto da Gagliardoni Moto. Se volete un pezzo di serie che si trovi facilmente sul mercato, sempre qui sotto, shop di Charlo, e troverete dei sottoparafango in carbonio di altissima qualità. E voi vi chiederete, ma che cazzo te ne fai di un rinforzo del parafango con porta targa per il targone nell'enduro? Serve perché, ragazzi, dal 2012 siamo obbligati a montare la targa originale nelle gare di enduro. Questo cosa vuol dire? Che con un portatarga arrangiato su un parafango da cross, la nostra targa è sicuro come l'oro che verrà demolita o persa. Se perdi la targa sono 200 euro per rifarla. In più, se perdi la targa in gara sono 30 euro di multa oppure delle penalità in secondi in base a quanti controlli orari andremo a fare senza la targa. Quindi il portatarga su una moto da enduro è diventato obbligatorio e deve essere fatto di alta qualità, non dobbiamo più perdere le targhe. Archiviato il rinforzo del parafango con portatarga, andiamo a vedere la sella. Eccola qua. E voi direte, ma cosa c'hai da rompere le palle anche su una sella originale? Io ve l'ho detto che sono uno scassacazzo. E sono anche nano, perché sono alto 1,60 m qualcosa. Non mi misuro perché sennò mi viene da piangere. Cazzo, siamo in aeroporto. Sta registrando, sì. Quindi con la sella originale ho parecchi problemi a toccare bene per terra e a zampettare sui sassi. Quindi sono andato ad abbassare la sella. Molti di voi mi hanno chiesto come l'ho abbassata. È semplicissimo. L'importante è scavare la parte centrale di circa 3,5 cm, ma anche sfinarla lateralmente. Come vedete l'imbottitura è stata leggermente sfinata anche laterale. Questa per riuscire a guadagnare ancora qualche centimetro. Copertina Blackboard Racing. È di una comodità, ragazzi, che fa paura. Vi farete malissimo se andrete a sbattere col culo qua dietro, perché non c'è quasi più l'imbottitura. Però sacrifici, sacrifici che servono. E anche questa la andiamo a montare. Ragazzi, ho fatto un casino sul bancone.
Fortunatamente, i progressi scientifici nell'ambito della clonazione mi hanno permesso di moltiplicarmi, riducendo così il tempo necessario a montare plastiche e grafiche. Corriere e due. Oh, io sono curioso, vi mollo qui e torno subito. Torno subito. Sono arrivati due bei pacchi. Il primo è arrivato da Buono Racing Parts. Andiamo a vedere. Con questo, solo aprire quel pacco qui arriviamo tranquillamente 10 minuti. Come sanno tutti, il team Buono è un team di piloti vincenti, ma anche un team di moto vincenti. Quindi sono sicuro che in questo pacco troveremo delle chicche per preparare al meglio la nostra moto. E infatti qui dentro abbiamo il pesto alla genovese. Grande! Chicche gastronomiche da Costa Ligure, pomodori secchi, olive de nocciolate, magico pesto, aglio olio peperoncino, tapenade nera piccante, non so cosa sia ma mi sembra buono, tartufo, fantastico. Oh, no vabbè, spettacolo! La plastica che scoppia. La cruna catena di cui vi ho parlato nell'episodio precedente. Vi lascio il link se volete anche voi questi prodotti. Andate a comprarli da buonoshop.com. Messo sicuro il cibo, pacco numero 2. Questo arriva da Charlo, quindi sappiamo già di cosa si parla. Carbonio. Wow! Paramarmitta XL by Charlo Production. Che spettacolo! È enorme, è stupendo. Vediamo se anche con questo riesco a demolire l'espansione. Seconda parte. Voilà! Paradisco freno posteriore. Piegare un disco tra i sassi è facile e dà tanti fastidi. Ma che bello! Poi io che adoro il carbonio, per me questi sono veramente gioielli. C'è ancora qualcosa qui sotto. Scatolone vuoto. Oggi le sorprese non finiscono mai. È arrivato un altro pacco ed è una cosa bellissima. Possiamo prendere gli schifosi paramani vecchi e buttarli. No scherzo, in realtà li monto su 2,5 perché sono arrivati questi. Wow! Che figata! Sono troppo belli. Io penso che ne monterò uno vecchio e uno nuovo, così da tenere un po' lo stile disagio. Con questa concludiamo il tocco di stile. Vado a montarli e poi vedrete la moto finalmente finita. A tra poco! Secondo voi, quanto abbiamo speso questa sera?